Eccoci qui, allora, di nuovo insieme. Lukaku spiega il suo addio all'Inter. Paolo, raccontaci tutto. Andiamo a leggere le sue parole, perché in un'intervista Lukaku ha parlato, è tornato su questa cessione e racconta nei dettagli l'evoluzione della trattativa. Quando il Chelsea, dice Lukaku, ha offerto 110 milioni più Zappacosta ed era la loro terza proposta, no? Perché il Chelsea partì da 100, poi 105 più Alonso, poi arrivò ai 110 fatidici più Zappacosta, ho capito, dice Lukaku, che la cosa era diventata seria. Non c'ero più con la testa, l'Inter aveva rifiutato ancora, così sono andato a parlare con Simone Inzaghi nel suo ufficio in modo da trovare un accordo. Fisicamente ero lì, ma con la mente ero già al Chelsea. L'Inter mi ha tirato fuori dalla melma, l'avrei lasciata solo per il Chelsea. Queste le parole di Lukaku, che si era spesso professato come un innamorato dei colori dell'Inter, ma come ci racconta qui, dopo aver visto l'insistenza del Chelsea, ha cambiato radicalmente idea. Diciamo che si prende la responsabilità della scelta e sgrava l'Inter dalla responsabilità di averlo ceduto. Quasi come dire, cari tifosi dell'Inter, non prendetevela con l'Inter, con Marotta, prendetevela semmai sono stato io a puntare i piedi per andare al Chelsea. Quasi a dire che se l'Inter per assurdo avesse pareggiato l'offerta del Chelsea avrebbe comunque scelto il Chelsea. Questa non lo so sapere. A me fa piacere questa cosa, perché in tempi non sospetti, pur nelle mille difficoltà, non sto difendendo assolutamente una proprietà che ha dei problemi, però è stata massacrata. Ma sulla comunicazione è uno di numeri uno. Sì. Io ho avuto la fortuna di parlare con un procuratore molto vicino alla società dell'Inter, che in tempi non sospetti mi ha detto: Lukaku è arrivato alla Pinettina giovedì e si è allenato senza dire niente. C'erano presenti tutta la dirigenza dell'Inter. Ausilio e Marotta il venerdì mattina hanno raggiunto le rispettive località balneari, ma venerdì mattina Ausilio è stato chiamato da Lukaku, che gli ha detto di punto in bianco: voglio andare al Chelsea. Quindi le dichiarazioni di Lukaku sono in linea con quello che con quello che mi era stato detto. Dopodiché so anche che molto probabilmente l'Inter avrebbe riuscito a recimolare il budget con altre operazioni, e la ferma volontà di detenere Lukaku è sempre stata nelle priorità dell'Inter. Quindi purtroppo si torna al discorso di prima, quando un giocatore viene ammiccato. Ha voluto andare via. Cioè, fai la foto con l'allenatore, rimango al 100%. Scrivi Milano 100% due giorni sì, dopo. Appunto sono... ma in questa 100%. Lettera non manca una parte, secondo te? Io ripeto, ho detto quello che. No, certo. Io ti dico che un giocatore come Lukaku, è logico, riceve un'offerta, gli danno molti più soldi, prende e se ne va. È logico. Mi sembra. Però. A me avevano detto: datemi via, se mi volete dare via, datemi via adesso, perché io poi ad agosto non mi muovo più. Questo aveva detto lui. Aggiungo una cosa che guarda, potrei... Beh, ma lui attenzione, tu hai sicuramente la fonte certa, cioè io ho una, rispetto a te, ho una piccolissima fonte. Non c'entra, però c'entra il virgolettato le fonti, il virgolettato di Lukaku in casa Inter. Può essere anche dettato. No, però può essere anche dettato. Ma come dettato? Lo sto dicendo, ma la comunicazione è il più forte di tutti. No, un giorno capito, facciamo una cioè... trasmissione a luci spente, no, però, e senza le telecamere. Ragazzi, dobbiamo tenerci al Lukaku qui non penso quello che sia stato... succede, non è che non credo che a Marotta abbia alzato il telefono e fa: Lukaku, prenditi tutta la responsabilità. Però ti sto dicendo una cosa. Lui ti sta dicendo... non è iniziata da 110 più Zappacosta. No. La trattativa è iniziata molto prima. Ma sotto no. I 100 milioni. Allora, l'Inter ha sempre e Lukaku era l'Humanitas di Rozzano, sì, ma a fare i tamponi durante l'estate quando doveva semplicemente rimanere qua. Se lui mi dice che l'Inter ha rifiutato due volte l'offerta, evidentemente non era la priorità dell'Inter cedere Lukaku. Allora, tu hai la tua fonte, lui dice io adesso leggo un virgolettato. Ti dico quello che è il mio ragionamento su questa cosa, perché non parlo di Inter se non conosco le cose riportate da persone che... Cioè, potrei far vedere anche gli screenshot di quello che mi è arrivato, perché sono robe inconfutabili queste. La cosa sicura dei primi giorni era che lui minimamente mai avrebbe pensato che l'Inter avrebbe aperto le porte a una trattativa. No, ma è... Mai! È così. No, io dico, sì, io sono d'accordo con Francesco quando dice
che Marotta a livello di comunicazione io lo ritengo il numero uno. È bravissimo. Il numero uno, ma non solo per la comunicazione che dà, per tutti, per tutte le conoscenze alto locate che lo portano poi a ad avere questo tipo di... Quindi tu dici un po' imbeccata questa dichiarazione di Lukaku. Io sulla dichiarazione di Lukaku non lo so. Ma perché? Non lo so. Posso pensare in virtù di quello che so di qualcosa che è successo nella gestione Conte. Punto. E quello che è successo, per esempio, con un'intervista che fece Lautaro Martinez prima che il campionato finisse, che quando è arrivato alla Pinettina era incazzato nero perché... un'intervista che lui aveva rilasciato era scritta completamente al contrario. Ma sai, esatto. Lautaro Martinez... Ti dico solo che lui è arrivato al campo, è andato a bussare ad Antonio Conte nello stanzino e gli ha detto: mister, mi stanno prendendo per il culo perché qui io ho fatto un'intervista ieri e oggi è uscito il contrario di quello che ho dichiarato. Che non è una cosa che non succede, tra l'altro. Succede in tutti i campi, però ti dico, colpa qua c'è scritto la terza offerta. La terza offerta. Le altre due, delle altre due non si parla. Ma ho capito, ma cioè se un club, se il Chelsea arriva ad offrire 100 milioni più Zappacosta. No, all'inizio non era l'Inter, l'Inter li aveva respinti, certo. Se un club arriva ad offrire qua abbiamo due grandi giornalisti che sono... Ma scusa Luca, a parte sì, Bonfanti però, che scusa, magari non può esprimere, ma Luca e Franco sono due giornalisti di vecchia data, certo, che possono aver magari nella loro lunga esperienza, gli può essere capitato di avere delle pressioni o di avere delle persone poste in alcune società che cercano di imbeccare un qualche cosa, non lo so, poi dopo uno può accettare o non accettare, non lo so, però credo che loro... io non sono sorpreso. Però ascoltami, sei nel mondo del calcio da tantissimi anni, se un club offre 100 milioni più un giocatore ad un altro club, parti dal presupposto che questo club ha un accordo col giocatore, perché non si alza uno un mattino e dice: ti offro 100 milioni più Zappacosta. E se fosse invece che, visto che c'è scritto che è la terza loro proposta, la prima fosse sotto i 100 senza contropartita e la società avesse comunicato al giocatore, scusate, che era in vendita, allora parliamo di ipotesi o parliamo di reale? Perché il reale, io rimango alle dichiarazioni di Lukaku. Ok, io ti sto dicendo un'altra cosa, rimango alle dichiarazioni che ho io, qua sul telefono. Ma infatti le ha respinte. Di una persona che non è uno che racconta, scusami, stupidaggini. No! Ma ti domando, dato che siamo tutto sull'ipotetico qua. No, però le ha respinte. Rimaniamo sull'ipotesi. Sì. Ok, Lukaku ha ricevuto una telefonata tranquillamente dal nulla, dove gli veniva comunicato che l'Inter aveva aperto la trattativa col Chelsea per venderlo a 90 milioni, ma che non erano bastati perché probabilmente i 15 di cui si parlava lui non c'erano all'inizio, erano molto meno. E l'Inter a 90 milioni vacillava perché ne avrebbe voluti di più. Io ripeto, secondo me l'Inter non voleva cedere Lukaku perché Inter? Sennò Faccio fatica a capire il tema della discussione. Lui ti dice: hanno rifiutato due offerte per me. Io ormai avevo nella testa il Chelsea, sono entrato da Inzaghi a dire... Lui dice alla terza... sono andato da Inzaghi e ho detto toglimi da me. Ma che cosa cambia della vicenda Lukaku Inter? No, cambia che l'Inter si parla dal presupposto che l'Inter sbaracca e ha voluto vendere Lukaku. No, lascia perdere sbaracca, parliamo di una situazione normale. Cioè, quando arriva un club che ti offre 90 milioni per un giocatore... E parliamo di scenari. È evidente che un giocatore abbia un'offerta. Oh, okay. È evidente che questi abbiano un budget che non si ferma a quella cifra lì. Perché se partiamo da 90, questi giocatori lo vogliono. Salvo che tu gli rispondi: è incedibile, quindi potete offrirne 600, ma non lo vendiamo. Oppure meno di 200, come fanno quelli che mettono in vendita la casa ma non la vogliono vendere, no? Meno di 200, perché poi se te ne danno 200 li prende. Se c'è una trattativa normale come è stata questa, perché è stata in crescendo con tre step, è evidente che Lukaku fosse appagato
se non era la prima era la seconda, poi di che cosa discutiamo? No, perché il discorso ce l'hanno soldi a lui, soldi a Rinto. Il discorso è che se tu vieni in Italia e dire il mio cuore è qua, voglio rivincere lo scudetto. Ma se stiamo appresso a queste robe, no, c'è una pagina di che sì, c'è se tu chiudi il telefono e dici Chelsea, io non vengo quest'anno e ma metti non è giù, possibile, perché si dice tu butti via 15 milioni, non vieni? Ma, e questo dice scusa, allora, allora il club mi richiami. Il club deve solo cercare dicendo, di a meno che avendo lui un contratto lungo non gli avessero offerto 15 milioni ma ne davano 60 all'Inter, lì diceva di no e finiva lì. Però questa storia qua, cioè, non capisco perché il Chelsea ha dato quello che l'Inter voleva e quello che Lukaku voleva. La trattativa parte perché Lukaku accetta il Chelsea. È questo quello che volevi dire? Sì, ma se l'Inter non lo vuole vendere, non è l'offerta, esatto. Non è cosa ma se non questo vende. Dice che è nato a supplicare di venderlo, ma anche se supplichi, hai un contratto. Io se prendo 120 milioni ti vendo, se no stai qua. Juve, cosa supplichi? Stai prendendo 7 milioni all'anno. Due minuti, ragazzi. Allora, stiamo parlando della questione Lukaku. Abbiamo sentito la versione del giocatore. Quanto credibile, Franco? Ma io credo che alla base di tutto ci fosse la volontà dell'Inter di monetizzare, di venderlo al più possibile, ma di venderlo. E alla terza, al terzo tentativo hanno coinciso anche la voglia del giocatore con la voglia della società. Cioè, tu dici che alla fine potrebbe essere anche un po', sì, potrebbe essersi anche un po' risentito Lukaku, perché la prima no, la seconda no, però è evidente che lui fosse sul mercato, cioè in qualche modo certo, la cosa all'orecchio gli poi era arrivata. Nel frattempo anche i soldi erano aumentati, mi pare, no? Però non cominciava molto sia i soldi che riceveva certo, l'Inter, certo, sia quelli al giocatore. Se tu hai il contratto, il potere contrattuale, puoi fare quello che vuoi, ma se non ti vogliono vendere non ti vendono. Quindi se tu dai il permesso di vendere e trattare con club che pagano delle cifre importanti per i tuoi giocatori, vedi Hakimi, vedi Lukaku, e ha rischiato anche qualcun altro. E io credo che Conte sia andato via anche perché gli avevano balenato proprio quest'anno. Però scusa, dal virgolettato che dice eccetera eccetera. Però dal virgolettato dice che Inter ti prego vendimi. L'Inter? Questa, dal virgolettato che dice, e non penso che ma sia... Ma l'ha detto lui? Beh, un virgolettato di Lukaku. Sì, sì, ma ripeto, però tu continui a omettere una parte del virgolettato. No, io traduco il virgolettato. Ma virgolettati anch'io non ho detto. Quello che c'è scritto è, Inter ti prego vendimi. Sì, ma ti prego vendimi, sono virgolettati che a volte vengono riportati in modo diverso. Vabbè, allora non parliamo... ma allora non si commenta nulla. No, ho capito, non è quello. Io quando vedrò lui dire, ragazzi, sono andato via dall'Inter, io ho chiesto di forzare la mia vendita. Scusa, ma è un virgolettato, come fa? Perché è la terza offerta. Lui dice, alla terza offerta ho vacillato e ho cominciato a pensare di andarmene. Vuol dire che ce n'erano altre due prima, e te lo ripeto per la ventesima volta. Però vuol dire che se l'Inter voleva venderlo magari accettava. Ma l'Inter anche ha fatto benissimo a vendere. Ma no, ma cifre, non entro nel merito, anche perché di doveva ancora pagare doveva ancora pagare il Manchester United, certo, così come doveva pagare ancora certo. Non entro nel merito che ha fatto bene o male pazzesche. Io sto solo dicendo che un virgolettato del genere dice l'Inter mi ha tirato fuori dall'AM, vuol dire che lui ha chiesto, ha supplicato di essere venduto. Lui a Manchester non lo volevano più vedere. Ti ricordi quando c'era lo scambio che ha fatto con Dybala? C'erano i tifosi dello United in curva con la maglia di Dybala e cantavano la canzone contro Lukaku da un anno. Ma ne ha, quindi evidentemente considera quel periodo un periodo di M. Lui è venuto a Milano, in due anni vince comunque uno scudetto, fa una finale di Europa League, gli si è alzato il livello di rendimento con i gol fatti, no? Certo. Perché Conte, come diceva prima Antonio, lo voleva a tutti i costi per il suo progetto, quindi aveva in testa lui come punta. Però io certo, tutto questo, ripeto, ci leggo delle cose non chiare, perché uno, non capisco perché fare una dichiarazione del genere al 5 di settembre, che ormai la cosa è passata, l'Inter, ripeto, ha fatto benissimo a vendere e ha rimpiazzato altrettanto bene spendendo la metà. Io credo che questo sia una tara di quando i giocatori vanno in nazionale. Perché quando vanno in nazionale arrivano sempre dichiarazioni, come dici però tu. Però non mi sembra lui il tipo di fare due dichiarazioni in tre giorni sui social, dove prima con Inzaghi, poi dopo Milano 100%, dopo tre giorni impazzisce, voglio andare al Chelsea. No, il giorno dopo. Lui è arrivato alla fine di giovedì. Io queste robe che ho qua sono del 6 agosto, quindi pochi giorni prima della trattativa, ma dal nulla. Quindi a te risulterebbe che lui è risentito perché l'Inter di fatto l'ha messo sul mercato. Lui ha capito che era sul mercato, allora ha detto perfetto, a questo punto trattiamo. Questo è quello che mi risulta a me. Poi ripeto, ognuno ha le sue fonti, non posso citare le fonti ci perché mancherebbe, non vanno mai citate, ci mancherebbe altro. Però io racconta la sua. Per assurdo, io so di una trattativa per Lautaro Martinez per il rinnovo che si chiude a marzo, ok?
Lautaro Martinez cambia il procuratore, mm-hmm. il procuratore arriva, non lo so, questo non lo so. Arriva nella sede dell'Inter e dice: io sono nuovo procuratore, riprendiamo la trattativa. A Marotta questo non va giù e, tra virgolette, lì sacrificato, se non si dovesse essere se non si poteva arrivare agli 80 milioni, sarebbe stato Lautaro Martinez, proprio per questa piccola traversa che c'è stata tra le società. E poi Lautaro si parla da 2 anni di Barcellona. No, no, ripeto, Martinez se ne parlava a marzo, ne abbiamo parlato anche qua, di una trattativa in divenire, poi lui improvvisamente cambia procuratore, cambiano le carte in tavola e Marotta, che è un volpone, ha detto non mi va bene. A proposito di Marotta, Luca, sei d'accordo con chi dice che l'Inter è passata nel giro di poche settimane dall'essere smantellata all'essere stata abilmente ricostruita da Marotta per il lavoro che è stato fatto? A metà estate davvero non potevi parlare con tifoso dell'Inter senza che tirasse improperi nei confronti della società, che aveva perso Conte, aveva perso Lukaku, aveva perso Hakimi. Però insomma lo spessore di Marotta lo si è visto, credo, no? Quest'estate. Infatti, Correa è stato un giocatore in questi anni frenato solo dalla discontinuità, ma sulle cui doti nessuno può discutere perché ne ha. Dzeko oramai mi sembra abbastanza acclarato che le carriere dei grandi giocatori, stiamo parlando di Dzeko, di Giroud, di Ibrahimovic, di Messi, di Ronaldo, vanno oltre i 34, 33, 36, quindi va benissimo anche Dzeko. Dopodiché Dumfries è un buon giocatore, non è Hakimi, è un buon giocatore, vediamo nel campionato italiano, per carità di Dio, c'è il Messia turco, quindi sicuramente ha fatto delle grandi scelte. La rimessa a posto, tra l'altro, anche molto rapidamente, parte da una difesa che è eccellente, certo. Parte da un centrocampo che, secondo me, se recuperasse finalmente Sensi, sarebbe un centrocampo di grande spessore. Nonostante per me Brozovic continui a rimanere un non classificato, e quindi sì, assolutamente sì, con i fichi secchi, con la situazione in cui versa la società, cambiato l'allenatore in 48 ore, cambiato il centravanti, via Kimi, eccetera, eccetera, la messa, se la stiamo dando ancora, con la state dando come favorita. Ah, guarda, poi è evidente. Sono andati via 3 giocatori, non sono andati via 20 giocatori, sono andati via 3 giocatori importanti. Sono stati sostituiti. Io credo che Inzaghi ha trovato non le macerie, lui ha trovato una villa con la piscina. E le macerie ha trovato qualcun altro. Perché le macerie le ha trovate qualcun altro. Io credo che Inzaghi sia arrivato con una squadra che in 2 anni l'allenatore che c'era precedentemente ha lavorato sulla mentalità, sulla personalità, sull'autostima, su dei concetti che ti fanno arrivare a vincere, che ti fanno arrivare a credere che sei più forte, eccetera, eccetera. Perché, insomma, io elenco i giocatori che c'erano quando l'Inter arrivava a 25 punti dalla Juve: Handanovic, Brozovic, Skriniar, De Vrij, lo stesso Lautaro Martinez, che con Spalletti giocava e non giocava, ne metto lì, non so, altri 2 o 3, ma c'erano dei giocatori che anche con allenatori precedenti non riuscivano, quindi è arrivato, secondo me, e ha trovato una squadra. Poi Marotta, secondo me, ha fatto un gran lavoro, ha detto bene Luca, di grandissima tempestività. Perso Eriksen, dopo 2 giorni c'era Çalhanoğlu, perso Lukaku, non hanno aspettato troppo e hanno preso Dzeko, su cui c'era la Juventus che aspettava che Ronaldo trovasse squadra per poi formalizzare Dzeko, perché questo è stato il passaggio. La Juventus è arrivata prima su Dzeko, aveva già parlato Allegri con Dzeko, era già fatto tutto, però purtroppo hanno dovuto aspettare che Ronaldo trovasse una sistemazione. E lì, secondo me, è stato bravissimo Marotta in mettersi in mezzo, far capire a Dzeko che Ronaldo non si sarebbe mai mosso e che quindi la Juventus sarebbe sfumata. È per questo che Dzeko poi ha scelto di andare all'Inter. Quindi io credo che in quel senso Marotta ha lavorato benissimo, ma c'è dietro un lavoro, secondo me, tecnico e di mentalità impressionante che ha fatto l'allenatore precedente. Soprattutto, secondo me, nell'impostazione della fase difensiva. Perché sì, è vero che adesso Inzaghi gioca più alto, però i 3 dietro hanno una mentalità d'aggressione che è figlia sicuramente di 2 anni di Conte. Perché l'Inter, se l'Inter può essere leggermente più avanti delle altre, è perché ha salvato quei 3 lì. Io continuo a sostenere che questa Inter, quindi con Dzeko,
con Conte sarebbe arrivata a 25 punti dalla seconda. Guarda, tanto guarda, questa tra mezz'oretta facciamo il gioco dei pronostici. Ma Marazzi è bravo perché tu offri 6 milioni o 5 e mezzo a Çalhanoğlu, una società che paga, gli offro 500 mila in più nell'altra, è bravo perché fa pensare che lo stipendio a fine mese arrivi, quindi Dzeko va all'Inter e dovrebbero pagargli alla fine del mese. Due minuti ragazzi, poi parliamo di Juve.